solo un anno di vita, ma ha già superato i 2 milioni di ingressi, dando lavoro a 200 persone e vita a un quartiere di Roma, l'Esquilino, caratterizzato da una forte impronta multietnica. È il mercato centrale, realizzato nell'ex dopolavoro ferroviario della stazione Termini. 1900 metri quadrati di superficie, 500 posti a sedere e 20 botteghe di artigiani del cibo made in Italy. Spiega Umberto Montano, presidente del CDA. Il mercato centrale compie un anno e devo dire che ci riempie di soddisfazione e anche un po' di orgoglio, devo dire la verità, perché immaginare che un progetto come quello del mercato sia capace di rivoluzionare la destinazione di un territorio così vasto, così importante come quella di Via Giolitti all'Esquilino a Roma, francamente dà anche un po' di soddisfazione. Di fatto, oltre ad avere ristrutturato un'area dominata dalla meravigliosa cappa amazzoniana, il mercato centrale ha contribuito alla riqualificazione del quartiere, aprendo i propri spazi alla cittadinanza. Qui in questo momento c'è vita, c'è gioia, c'è gran movimento di persone, c'è pulizia, c'è ordine, c'è decoro, e questo a testimonianza del fatto che i luoghi diventano deteriori, diventano impraticabili nel momento in cui vengono trascurati. La soddisfazione quindi è grande, e non solo in termini di numeri e fatturato. Il numero, abbiamo superato i 2 milioni di ingressi, e questa è una gioia per noi e per i 20 artigiani che fanno parte della squadra del mercato centrale. Il mercato è aggregatore di queste forze, di questi talenti, e li mette tutti insieme a disposizione di un pubblico che, proprio perché incontrandone tanti e tutto insieme, trova molto variegata l'offerta e quindi lo frequenta con piacere. È una delle sfide più complesse, quella di fidelizzare una clientela romana, sembra ormai essere stata vinta. Noi siamo entrati in un luogo di transito caratteristico che è la stazione, e invece, udite udite, il mercato centrale ha portato per l'80% pubblico residente, pubblico stanziale, pubblico romano. La seconda sfida vinta è quella per l'occupazione. Al mercato centrale lavorano circa 200 persone. 200 persone che ruotano intorno a un progetto, è vero, entusiasmante, ma anche un progetto che permette opportunità per sostenere le famiglie, e noi di questo siamo molto contenti, come del fatto che la nostra identità profondamente coinvolge l'intero rione, tanto che oggi, festa del compleanno, la nostra celebrazione include tutto l'Esquilino, e ne è il segnale la musica che comincia a sentirsi forte.